Buongiorno a tutti, in questo video tutorial vi faccio vedere come condividere i tuoi ThinkLink tramite link, codice embed e come condividerlo sui social. Ogni ThinkLink che tu crei è privato. Se lo vuoi condividere, lo devi scegliere. Puoi scegliere di condividerlo solo con la tua scuola, di condividerlo con tutti o semplicemente condividere il link. Seleziona la tua scelta e poi seleziona salva. Adesso il nostro ThinkLink è pronto per la condivisione e quindi scegliamo il tasto in alto a destra e selezioniamo condividere. Quando si apre l'icona selezioniamo condividi link e poi cerchiamo il tasto a destra in basso e selezioniamo copia link. Il link ottenuto si può condividere tramite mail, ma anche in applicazione tipo Padlet. E questa condivisione tramite link in alcune applicazioni diventa un vero e proprio embed, ovvero contenuto incorporato. Alcune volte invece serve il codice completo. In questo caso selezioniamo la prima icona, copiamo il codice per poi trasferirlo all'interno di un sito o di un blog. Possiamo condividere i nostri ThinkLink anche tramite link sui social della scuola, Google Classroom, Microsoft Teams e Edmodo. Una volta aperto il tasto condividere, selezioniamo pubblica sui social e cerchiamo l'icona. Per questa funzione è importante essere collegati al vostro account della scuola e di non avere altri doppi account nello stesso tempo. Selezionate l'opzione di cosa volete condividere, impostate la consegna e verificate il contenuto. E visto che la creatività è contagiosa e lo dobbiamo condividere, non dimenticate il gruppo di ThinkLink Italia. Grazie della vostra attenzione e alla prossima!